Ciao! Allora, questo è un video haul. Oggi sono stata a Castel Romano, che è l'outlet che si trova alle porte di Roma, che è qua in zona Lazio, sa benissimo di che cosa parlo. E poi sono stata all'Ipercoop perché dovevo comprare delle cose e ho preso anche un po' di prodottini che vi farò vedere. Quindi questo è semplicemente un haul. Sono stata anche dalla Kiko. Quindi, e poi vabbè, vi faccio vedere. Allora, da che cosa cominciamo? Cominciamo dall'outlet. In outlet sono andata per andare da Intimissimi, perché io compro tantissime maglie, i leggings, trovo tantissime cose da Intimissimi. E siccome appunto a Castel Romano c'è un negozio molto grande, sono andata a vedere se per caso era arrivato già qualcosa di nuovo, ma non c'erano tantissime, tantissime cose. Ho trovato un'altra cosa di cui io sono molto appassionata, sono i pigiama da casa. E Intimissimi è una linea che mi piace molto perché trovo le lunghezze per me. Dico le lunghezze perché sono una stampellona e quindi ho sempre problemi con le lunghezze delle maniche, le lunghezze dei pantaloni, e invece trovo delle cose molto carine che non sono, cioè la misura grande non è larga un armadio in mezzo e corta 25 centimetri, è una misura grande, proporzionata, per cui avvitata, carina e con le giuste lunghezze. Ecco, quindi mi trovo bene. E infatti l'unica cosa che ho trovato è, non so se vi interessa, mi interessa vedere un pigiama da casa, non lo so. È una tuta, fa parte della linea Easy Wear, mi sembra che si chiami, Intimissimi appunto, che era in collezione lo scorso inverno, lo scorso autunno-inverno, che mi ricordo molto bene, costava 50 euro e oggi l'ho pagato tutto completo, il sopra e il sotto, l'ho pagato 19,90. Quindi se vi piacciono queste cose, insomma, i prezzi sono veramente vantaggiosi. Per tutti gli altri negozi che ci sono, sinceramente io da donna d'abbigliamento non trovo un granché, perché ci sono o marchi che a me non piacciono o cose che comunque sono sempre estremamente costose. C'è la Desigual che secondo me è assurda. Perché, a parte che adesso mi ha stancato, perché dopo tot tempo le cose si ripetono, sembrano sempre tutte uguali, non si capisce quale sia collezione vecchia e collezione nuova, perché io ho delle cose della Desigual, perché appunto alcune cose comunque a me piacciono, ma i prezzi sono assurdi anche in outlet, perché una maglietta costa 63 euro, 70 euro, oggi quella che ho visto che costava di meno, costava sopra i 50, mi sembra 54 e qualcosa, è molto cara e sinceramente non è giustificato per il prodotto in sé, per cui no. E altri marchi niente. Poi cercavo una borsa, sono senza borsa nera. Incredibile a dirsi, ma sono senza borsa nera. La cerco disperatamente dalla scorsa stagione, ho girato anche i saldi, però non ho trovato niente che mi piacesse. Sono andata alla Guess e non mi è piaciuto assolutamente niente, ma nulla, niente di niente, manco un altro colore. E sono andata dalla Cathy Van Zeeland, terribile. Insomma, tutti i negozi classici che ci sono. Poi sono andata da Pupa. Sono andata da Pupa a fare il solito giretto che faccio perché c'entro sempre e ho trovato delle cose molto interessanti. Una mi sono pentita, ma a breve ci potrò ritornare perché dovrò purtroppo ripassare da Castel Romano e quindi forse lo prenderò perché mi sono pentita amaramente. C'erano alcuni pezzi della Baroque Couture, che è una collezione secondo me tra le più belle che ha fatto qualitativamente parlando Pupa in questi ultimi anni, di cui ho due blush. Io sono follemente innamorata di quei due blush. Uno l'avevo preso scontato del 20%, l'altro invece l'avevo preso in outlet l'anno scorso, perché è la collezione dell'autunno di 2 anni fa, la Baroque Couture. È bellissima, aveva degli ombretti. Io della collezione in sé, quando è uscita, avevo preso un blush e un ombretto e basta, niente smalti. L'ombretto tutt'oggi è uno di quelli che uso di più. Setosissimo, molto scrivente ed asciutto. Io odio bagnare gli ombretti. Scriventissimo, ha una texture favolosa. Per questa ragione oggi ho trovato l'ombretto cotto appunto Luminis della Baroque Couture, che erano queste scatoline qua, queste un po' doratine, ed è il numero 03 ed è quello verdino.
Bello pure questo, però vabbè, dovendo fare una scelta avevo preso un altro colore, poi magari boh, un altro video ve lo farò vedere. Il colore è questo. Tra l'altro la Pupa è penso l'unica marca che fa dove è andata? Le spugnettine veramente valide, quindi queste qua sono veramente buone, io le uso sempre. Penso sia l'unica in assoluto. Il colore spero che si veda perché siamo un po' accroccati con le luci, come vedrete, è questo verdino. È un verdino salvia, molto delicato, bello, veramente bello. E la finitura è favolosa di questi ombretti, ripeto, è veramente scrivente, bellissima. Questo ombretto io l'ho pagato 1 euro, quindi fate voi. E c'era il blush, che tra l'altro è il mio blush preferito, penso in assoluto, che è una cosa abbastanza complessa, visto che di blush ne ho veramente tantissimi, perché mi piace proprio come prodotto in sé. Ed è quello più sul beige, uno è un po' sui toni del pesca e uno un pochino più beige, infatti lo uso molto soprattutto d'inverno, ed era scontato a 1,50 euro, infatti sono stata lì, l'ho preso, ho detto sì, me lo tengo da parte, ho pensato ne ho talmente tanti di blush, quello l'ho veramente scavato, lo sto veramente scavando perché è quello che prendo sempre quando mi trucco la mattina di corsa, becco quello e metto quello. Però secondo me se ripasso e lo trovo lo prendo comunque, cioè a costo di regalarlo a mia sorella, cioè, è troppo bello quel blush, mi proprio ho pianto perché l'ho lasciato lì 1,50 euro, lo devo prendere, queste sono le follie. Poi altra cosa che ho acquistato è il latte per il corpo profumato, questa linea qui che è uscita credo primavera scorsa. Ci sono tantissime profumazioni. Sono stata lì, me le sono sniffate tutte, 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 e alla fine ho scelto quella frizzante solare e agrumata, perché a me piacciono le note fresche, mi piacciono le creme che mi lasciano questa sensazione un po' frizzantina addosso. E quindi questa qui è proprio così, è veramente così, frizzante solare e agrumata. Poi c'è al miele che è anche molto buona. Quella alla vaniglia a me mi stucca un po', quindi non mi è piaciuta tanto. C'è un'altra che mi sembra che si chiama a piede libero, no, erba viva a piede libero, ma no, forse ce n'è un'altra pure, non lo so, una erba viva che sa veramente di erbetta, proprio sapete il prato con la rugiadina, ecco, quella sensazione lì. Stasera non riesco a parlare, non so se avete notato, mi c'è la lingua che sì, vabbè. Ho preso questa qui perché è un latte per il corpo, io lo dico sempre, ho la pelle strasecca, uso molte creme, però in genere ho tutte quelle molto molto corpose, avevo voglia di prendere qualcosa che riesca a mettere in maniera molto veloce e così ho deciso di prendere questa. Questa qui era scontata a 5 euro, sì, ho pagato 6 euro da Pupa, e quindi questa è l'ombretto. Non so assolutamente come sia la crema perché non l'ho mai usata. Poi all'outlet, l'unica cosa d'abbigliamento che vi faccio vedere, sono andata da Guess, che non è che mi faccia impazzire anche la Guess, devo dire la verità. Però, insomma, siccome non è che ci abbia tutti questi negozi di abbigliamento da girare perché non incontrano moltissimo i miei gusti, e allora ho detto vabbè, comunque girando girando entro da qualche parte. Ora non so come farvelo vedere. Ho trovato questa maglia che mi è piaciuta molto perché, non so se vedete il particolare, ha tutte borchiette cucite che fanno questa, ecco, questa decorazione. Qui sul centro invece ha quest'altro tipo di pagliettine, e qui ha questi altri corallini minuscoli, nero su nero, però questi qua sono luminosi. Queste qua invece sono brunite e queste qua idem. E qui riprende quelle che ha al centro. Questa scollatura è molto carina perché è molto larga, a me piacciono molto le maglie che riesco a mettere su giù da una spalla, insomma. La maglia è di un cotone piuttosto spesso e anche abbastanza elastico, molto morbido. Ha la manica tagliata così, con risvoltino cucito che scende leggermente, ed è molto lunga, vedete? È molto lunga, e anche le taschine, vi faccio vedere, qui ha delle taschine, quelle qui, e sotto è rifinita così con questa fascia alta e stretta, praticamente è una maxi maglia da mettere con i leggings, e io l'ho presa per questa ragione, perché mi piaceva moltissimo questa, a me piacciono molto le borchie, quest'anno è il mio anno perché vanno le borchie ovunque e dovunque, e io vado alla grandissima perché ho già stivali, borse, di tutto con le borchie, e mi piaceva molto questa scollatura da mettere così in sbiego. Poi
Poi devo dire che ha una lunghezza che va bene per me, per cui non sono smutandata se la metto. Anche questo, voglio dire, non è poco. E questa maglia l'ho pagata scontata, non so se riesco a farvelo vedere, l'ho pagata 29 euro. Il prezzo iniziale che c'è sotto è di 107, che onestamente detto tra di noi è uno sproposito. Allora, questa qui scontata inizialmente in outlet veniva 64 euro. Dopodiché, appunto, con questo ulteriore sconto, qua dice col 54% di sconto sui 64 viene 29, ma il prezzo iniziale che mi ha sconvolto è di 107 euro. Per carità, è una maglia che ha un ottimo cotone, volevo farvelo vedere se ci riesco. Ha un ottimo cotone, abbastanza spesso, non è una di quelle cose. Oppala, eccolo qua. Allora, eccolo qua. Vediamo un po'. Standard 107. Poi c'è scritto outlet 64, poi c'è un ulteriore sconto che era 44,50 e poi sul 44,50 c'era, no, sul 64 hanno rimesso il 64 e scontato 29. Quindi io la trovo veramente carina per 29 euro, 107 euro non ce l'avrei mai spese, ma nemmeno se. La cosa che mi piace è che non ha scritte Guess, non facciamo gestacci, di questa dimensione che mi viene fuori anche con le luci intermittenti, che non è una cosa che amo, ma credo abbia una placchetta da qualche parte, Guess Jeans, neanche si legge, dovete proprio avvicinarvi, ecco, questa placchetta qui sotto, sotto la tasca in pratica, ha questa placchetta ottonata con scritto Guess Jeans. Per 29 euro io trovo sia molto carina. E questo è l'unico acquisto che ho fatto di abbigliamento, è stata una pura casualità, non immaginavo neanche io. Poi, andati via da Castel Romano, sono andata a un centro commerciale appunto dove c'è l'Ipercop perché dovevo andarmi a riprendere l'acqua micellare della Bioderma che sto per finire. E il punto vendita che ho qui vicino casa, a 2 passi da casa, è una parafarmacia, sta chiudendo, quindi non l'ho più trovata perché ovviamente hanno messo gli sconti, sono finite tutte, vabbè. Quindi sono riandata all'Ipercop, che non l'ho comunque lontanissimo, e bustina per 15,35 euro. Non ho preso quella della Bioderma, vi spiego perché. Perché in pratica avevano solamente la boccetta quella piccola da 250 ml, che costa intorno ai 10 euro, mentre quella da 500 ml, quindi il doppio, costa 15 euro e spiccioli. C'era solamente la piccolina. Ora, sinceramente, mi sembrava una cosa proprio buttare i soldi perché 10 euro per quella piccola non mi andava. E poi la signora della farmacia, della parafarmacia, mi ha detto che c'era un'altra marca e me l'ha fatta vedere. Di questa marca io ho sentito parlare. Vabbè, se riesco ad aprire il pacchetto. Ok. E ne avevo sentito parlare bene su diversi blog ed è questa qua, la SVR, così questa sarà l'ennesima acqua micellare che provo. Questa qui non so niente, so, qua leggo solamente per calendula è tutto in francese, non lo so, anche per trucco waterproof, non lo so, sei riuscita a leggere qualcosa? Ma non c'è in italiano. Ah, acqua struccante micellare, elimina tutti i residui di trucco, anche quelli waterproof, per viso, occhi, labbra, alta tollerabilità, testata oftalmologicamente, applicare con l'aiuto di un vetro fluoricatore senza risciacquo, made in France. E questi qua sono 500 ml e li ho pagati come la Bioderma da 500, quindi 15 euro. Ripeto, io non l'ho mai usata, però ne ho sentito parlare bene, quindi mi sono lanciata anche perché era l'ultima questa qua. Ho detto ok, proviamo. Ho usato l'acqua micellare, la prima che ho utilizzato è quella della Lancôme, molto buona, ma costa una tombola, quindi non l'ho ricomprata. Poi ho usato quella della Collistar che era appena uscita e quindi avevo preso la Max Italia a un prezzo ridicolo perché era in promozione. Mi sono trovata bene, ma della Collistar non mi piace, ha l'odore che è un pochino forte e i miei occhi non la tollerano. Io in genere gli occhi li strucco sempre col bifasico della Garnier, però capita che col batuffolo magari andate vicino l'occhio. Mi è successa questa cosa, ho pianto lacrime di sangue, per cui ogni volta devo stare attentissima a rimanere molto lontana dagli occhi, però è un problema che ho visto che ha dato a me.
Poi ho usato quella della Avène, che ho comprato quando sono andata a trovare una mia amica in farmacia, non avevo l'acqua micellare, siamo andati in farmacia e ho comprato quella della Avène e anche con quella mi sono trovata molto bene. Poi ho usato quella della Bioderma, che è veramente ottima finora fra tutte, è quella che amo di più e penso sia proprio a furor di popolo perché ovunque penso l'abbiate sentito. E adesso questa SVR, questa qua, vi farò sapere come mi ci trovo. Mi hanno dato dei campioncini. Che mi hanno dato? Mi hanno tutto della Bioderma. Oh, che carino! Non me ne sono accorta perché mi hanno dato il sacchetto chiuso perché la parafarmacia è dentro il supermercato. Mi hanno dato Bioderma. E che cos'è? Shampoo, è uno shampoo. Shampoo antifurfora. Non ho la furfora. Lo regalerò a qualcuno. Poi mi hanno dato l'Hydra Bio Leggeré, una crema, credo. Crema leggero, leggera, pelli disidratate, sensibili, generatore di idratazione, morbidezza e luminosità. Questa è interessante, questa qua. E poi mi hanno dato, ma che carino, che cos'è? Un altro shampoo. Shampoo fluido non detergente. Uso quotidiano. Questo potrebbe essere interessante visto che io ho la mia cute che implora sempre pietà e compassione con gli shampoo, insomma, troppo aggressivi. Potrebbe essere interessante, proveremo. Che carino, non mi ero accorta che mi hanno dato dei campioncini, molto carino. Poi, sempre l'Ipercop, ho voluto provare questa famosa linea di cui avevo sentito parlare da più e più persone e ho comprato il balsamo labbra idratante protettivo. Di questi però non ho i prezzi perché questi li ho pagati con la spesa che ho fatto al supermercato e sta nello scontrino della spesa che non ho. Comunque questi qua sono i prodotti quelli senza oli minerali, parabeni, siliconi, coloranti, PEG e polimeri sintetici. Questa linea qui che si chiama Vivi Verde Coop. E questo qui ne ho sentito parlare bene in un video di Lolla, siccome io sono dipendente in tutto e per tutto il burro cacao e adesso ne sto finendo un paio e quindi ho preso anche questo, visto che ne ha parlato bene, vediamo un po' di che cosa si tratta. Poi ho preso una cosa di cui non ho sentito parlare da nessuno, però ne uso tanto, quindi è gel detergente rinfrescante. Questo qui. Dice, che dice? Ideale per una pulizia profonda ed accurata, indicato per pelli normali e miste. La formula arricchita con estratto di fiordaliso rimuove il trucco delicatamente, lasciando la pelle pulita, piacevolmente fresca e morbida, priva di sapone. Questo qui lo userò, io lo uso per lavarmi il viso la mattina in realtà, perché la sera mi strucco con l'acqua micellare e poi non uso in genere questi prodotti dopo. E poi ho preso il tonico purificante rinfrescante perché invece di questo ne ho sentito parlare da Ornella, da Ornitorella, che tra l'altro anche in un ultimo video è andata a riprendere, quindi penso sia particolarmente buono. Io in genere li travaso dentro gli spruzzatori, non li uso con i dischetti di cotone, ma mi piace proprio spruzzarlo sul viso dopo che ho finito di struccare e di fare tutte le mie cose. E quindi niente, ho detto ok, visto che dicono che è buono, proverò anche questo. Quindi ho preso questi tre prodotti. Non mi vorrei sbagliare, ma questo l'ho pagato intorno ai 2 euro e questi due li ho pagati intorno ai 3,50 euro, 3,20 euro, 3,50 euro, una roba del genere, insomma, non di più. Non mi sembra che nessuno dei due arrivava ai 4 euro, però non sono sicura al 110%. Poi, allora, e questi anche. Ultima cosa che vi faccio vedere, sono stata, no, sempre al supermercato, ho comprato anche due libri e ve li infilo perché a me piace molto fare i video dei libri, come forse vi sarete accorte. E ho comprato un libro di Zaffon che mi mancava, non è l'ultimo, è uno di quelli vecchi, ed è Le luci di settembre, che se non mi sbaglio forse è il suo primo romanzo, perché l'ultimo che ho letto era il secondo, mi sembra che mi mancasse il primo, quindi dovrebbe essere questo. Quindi questo qui l'ho preso dal supermercato perché c'è sempre un pochino di sconto, mentre in Feltrinelli, questi posti qua, non trovo mai sconti. Allora anche il 15% mi attacca a tutto. E l'ho pagato 11,05 euro. Invece di, boh, quanto costava? 13 euro. E poi ho preso un libro.
L'ho preso perché ho letto la trama e mi ha fatto simpatia e mi piaceva la copertina, mi piaceva il titolo, Piccoli limoni gialli. E poi ci sono sempre le fascette furbe che dice bestseller in Svezia con 750.000 copie, è un romanzo divertente e commovente che ha conquistato il cuore delle lettrici di tutto il mondo. È un'edizione Mondadori rilegata, sono molto carine queste edizioni, fatte molto bene. Io ne ho diverse, di diverse case editrici, ce l'ho, beh, la Newton che fa comunque in genere questi formati rilegati molto carini. Carini, ben fatti a poco prezzo, però anche qualcosa della Sperling e questo qua è della Mondadori. Sono carini perché all'interno, levando la copertina, anche il dentro, vedete, ha la stessa grafica della carta esterna. Non so, li trovo molto carini. Comunque anche questo qui da 9,90 € l'ho pagato 8,42 €. Dicevo che mi stanno piacendo questi libri che non sono niente di che, ma mi mettono allegria perché è un periodo un po' particolare della mia vita, quindi un periodo di cambiamenti e alcuni saranno anche grandi cambiamenti. E queste qua sono tutte storie di allegre, però con il lieto fine, commediole, mettetela come vi pare, non è niente di impegnativo, che però mettono di buon umore perché comunque sono tutte storie di giovani donne che riprendono in mano la loro vita e si ributtano in qualcosa di nuovo, per cui mi ci vedo particolarmente riflessa e mi galvanizzano, ecco, mi fanno andare a dormire con il sorriso, mi fanno riposare bene e mi fanno svegliare con il sorriso anche la mattina e la voglia di fare, quindi finché va così va bene anche leggere qualcosa del genere. Poi speriamo che sia scritto bene. Parlerà di IKEA anche questo, metterà è giusto, è Svezia, sì, IKEA è svedese, giusto? Poi sono andata alla Kiko. Vabbè, Kiko. Sono andata specificamente per due cose, e cioè la matita per le sopracciglia, perché ne ho cambiate, ne ho comprate di costose, costosissime, meno costose, scadenti. Beh, l'unica con cui mi trovo veramente bene è questa qua di Kiko, quella classica, la Precision Eyebrow Pencil, quella che uso io è la 04, quella per le biondine, ha all'interno anche il suo temperamatite, perché questa qui è sottilissima, è molto lunga ma molto sottile, quindi se perdete quel temperamatite non la temperate più, ha il suo spazzolino e la sua matitina, è molto precisa e mi ci trovo veramente benissimo. Questa qui insomma è un must ormai. Poi siccome sto finendo il gel per fissare le sopracciglia, io ho quello della Benefit, uno dei pochi prodotti Benefit secondo me degni di nota e non mi va di spendere tutti quei soldi per ricomprare il Benefit, ho pensato di provare a vedere questo qui della Kiko che è l'Eyebrow Designer Gel Mascara, questo qua. Boh, vi farò sapere com'è, comunque non lo so se qualcuno lo conosce, io non lo conosco e non ho mai sentito nulla, però sono stata obbligata perché mi è finito. Non so i costi. Vediamo. Allora, la matita costa 5,90 € e il mascara costa 3,90 €. Poi ho comprato dell'ultima collezione, ho fatto una volata, sinceramente, non mi sono soffermata, non mi andava neanche di soffermarmi, però avevo visto in una foto di Chiore, una foto su Facebook che ha comprato due rossetti e uno mi è piaciuto da impazzire, quindi me lo sono segnato, ho detto lo 01, devo andarla a vedere quando vado da Kiko perché sapevo di dover andare a prendere le matite, matite gel, e infatti sono entrata della nuova collezione, non ho visto praticamente nulla anche perché non mi volevo soffermare sulle palette, se no già che uscivo con qualche cosa, infatti con qualcosa sono uscita, ma non le nuove palette, e sono andata diretta ai rossetti, ho provato lo 01, era effettivamente un colore bellissimo come aveva detto lei e l'ho comprato ed è appunto lo 01, questo qui, lo 01 Bright Pink. La cosa curiosa è che il packaging è identico a quelli di Pupa, solamente che è dorato e qui porta una linguetta con il colore del rossetto, che è molto carina, mi sembra ci siano 4-5 colorazioni, questa era l'unica che io potevo portare, no, c'era anche uno che era più un color salmone, molto carino, però ho preso quello di Pupa della nuova collezione che vira un pochettino su quel colore, il rossetto è questo, sono rossetti a lunga tenuta.
Ancora c'è un po' il segno di dove lo vedete, queste due striscette. Ecco, uno era questo e uno era quello color salmone. Mi hanno dato anche il latte detergente e comunque ho ancora un po' il segno. È bellissimo e questo che indosso ha un effetto satinato sulle labbra, ma non le secca, quindi non dà assolutamente fastidio. Lo trovo davvero molto carino. Questo costa 7,50 euro. Ed è della nuova collezione che non ricordo come si chiama, non lo so, è l'ultima collezione che è uscita. Poi, ultimo acquisto è un Water Eye Shadow. Sono rimasta rapita. Tutto quello che scrivono su questi è vero. Io ne ho sbocciati, ho tracciato le mani completamente colorate. I colori sono stupendi, tutti. E alla fine questo mi ha proprio rapito il cuore. Adesso qui non si vedrà niente perché è un colore molto scuro. E ha delle sfumature pazzesche. È un blu con delle sfumature verdine, con dell'oro, è una cosa meravigliosa. Sono bellissimi. Tra l'altro, io ne ho due della vecchia collezione. Ho il famoso, come si chiamava? Greywood, mi sembra, qualcosa del genere, famosissimo. E tra l'altro c'è la copia perfetta in questa collezione, che però ha un altro nome. E poi ho uno verde smeraldo, pure quello bellissimo. Hanno una qualità incredibile. Questo è pazzesco. È il numero 213. E questo qui costa 8,90 euro. Questi sono tutti i miei acquisti, un video lunghissimo e un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!